Una buona serata al pubblico, ben ritrovati a Punto d'Incontro, una puntata che mi fa particolarmente piacere condurre perché ospite protagonista di questa puntata è un amico e per certi versi oserei dire quasi un collega perché comunque un volto noto televisivo e non solo. Sto parlando di Achille Pennellatore, grazie per essere con noi, benvenuto negli studi di Imperia TV. Grazie a voi dell'ospitalità. Achille Pennellatore, che è l'uomo del meteo nel Ponente Ligure, responsabile del centro meteo di Porto Sole, che è anche collegato ad Assonautica Imperia. Di meteo abbiamo parlato tanto, ne parliamo spesso e volentieri, ne parliamo bene e ne parliamo anche male del meteo, perché certe volte, ahimè, abbiamo visto come gli albergatori si arrabbiano con le previsioni meteo nazionali che molte volte, ahimè, penalizzano soprattutto l'imperiese che vive un po' in una nicchia per quello che riguarda le previsioni, perché tante volte siamo circondati dalla pioggia, noi qui abbiamo il sole, ma sulle TV nazionali questo non appare e non è certo colpa di Achille, che anzi No, fornisce un servizio molto specifico e preciso per quello che riguarda il ma anche ponente. di altri colleghi che non sbagliano, ad esempio l'ARPAL di Genova, anche loro puntualizzano a volte la zona A, la zona B, che sono le varie Certo. zone della Liguria. L'osservatorio stesso di Imperia, anche in questo caso, fa una previsione locale che direi di buona fattura. Certo che le previsioni nazionali non hanno tempo di scendere nel particolare, di fare questa benedetta previsione della Riviera dei Fiori, che è una zona che va da Capomele, quindi un pezzettino anche dalla provincia di Savona, perché Andora è in Certo. provincia di Savona, una zona che va fino a Cap d'Antibes, lì poco prima di Cannes. Questa zona qua è incastonata fra le Alpi Marittime e le Alpi Liguri e in certi casi è proprio protetta sia dalle correnti fredde invernali, proprio molto fredde, gelide, ma anche da eventuali perturbazioni, che sono quasi la maggioranza, che arrivano proprio dai settori settentrionali, tra nord, nord-est e nord-ovest. Certo, quando arrivano dal mare, un po' di pioggia anche per noi. Eh beh, ma insomma, la pioggia fa parte della vita, Oh, ma ci mancherebbe ci altro. mancherebbe altro. Ma andiamo un po' dall'inizio. Achille Pennellatore, come comincia questa passione che ti ha portato non solo ad essere un riferimento, ma anche a far diventare Porto Sole un riferimento? Oserei quasi dire che è conosciuto più come centro meteo Porto Sole, tra un po' che come Ma non esageriamo, che se c'è porto. qualche gelosia dei colleghi adesso finisce male domani. No, e in effetti è cominciata da piccolo con la paura dei tuoni. Io non è che quando ho Incredibile. paura di qualche cosa, dei terremoti, qualcosa, mi vedo paura, sto zitto. No, no, io preferisco quasi esorcizzare questa paura studiando l'argomento. E nelle medie, con il professor di scienze Silvano, abbiamo cominciato a sviluppare qualche discorso della fisica dell'atmosfera. Aveva fatto il nautico qua in Imperia, il professor Silvano, poi altri studi, e alla fine, all'Aeronautica Militare di Genova, all'aeroporto di Sestri, ho preso un brevetto di previsore meteo, ed eccolo qua che lo sto sfruttando. Un giorno sono passato da Porto Sole agli esordi, non ero ancora dipendente. Il direttore, il Gavagnin, mi ha detto: cosa fa lei qua? Ma col sorriso bonario che aveva lui. Ma guardo i dati che avete registrato, perché anch'io ho una capannina a casa. Ha una capannina? Bene, provi a fare domanda qua. L'ho fatta, mi hanno assunto ed eccomi qua che sono quasi a 2 anni dalla pensione, quindi ho già 35 anni di Porto Sole sulle spalle. A 2 anni dalla pensione, beh, ma noi non Sì. possiamo immaginare un Chicchi Pennellatore che va in pensione. No, poi eventualmente se si farà qualcosa si farà in forma diversa. Però come assistenza lavorativa di Porto Sole, fra 2 anni io dovrò sloggiare. E no, per adesso non pensiamoci, non ci No, vogliamo pensare, assolutamente. ma un altro aspetto, perché dire Porto Sole conosciuto, Pennellatore conosciuto? Perché ci azzecchi. Questa è la verità. E allora il segreto qual è? Come mai c'è chi azzecca e chi magari azzecca un po' di meno? Io ci metto tanta passione. La mia è nata proprio dalla passione, infatti sono uno che prima aveva paura, ma adesso i temporali io me li vado a fotografare con gli strumenti. So che c'è un temporale nelle Langhe, io prendo la macchina, vado su con gli strumenti, pluviometro, igrometro, mi studio questo temporale, lo fotografo e quindi la passione c'è. E la passione penso che sia il motore proprio per sviluppare un'attività e farla bene. Qualche errore lo faccio anch'io, perché se no mi vedrei paura da solo, le E azzeccassi sempre e non mi divertirei neanche.
c'è sempre questa sfida con l'atmosfera per cercare di interpretarla al meglio e poi far sì che la previsione sia il più vicino possibile alla realtà. Io mi limito poi a puntualizzare la previsione non solo per la nostra zona, l'Imperiese e la Costa Azzurra, io faccio la previsione per tutta la Liguria, fino alla Spezia e la zona di mare antistante che arriva fino a Capocorso. Per i nostri amici di Porto Sole o del Porto d'Imperia che ricevono il nostro bollettino, in cui se vogliono fare una traversata spero che riescano a farla nella maniera migliore possibile. E questo è un altro aspetto importante del lavoro di prenatore, perché non a caso è collegato anche a Sonautica Imperia, ah, certo, proprio perché le sue previsioni riguardano anche il mare, che è una cosa che magari molti di noi non prendono in considerazione, vogliono sapere se piove sulla costa o sull'entroterra. E invece pensate a chi va per mare, è fondamentale, ah, certo, sapere che tempo troverà, i moti ondosi, il vento, le correnti. Certo, infatti per le previsioni terrestri noi andiamo fino a 144 ore, vale a dire 6 giorni. Per il mare ci limitiamo a 3, proprio perché i restanti 3 giorni sono sempre da mettere bene a fuoco e per la nautica non è una bella cosa. Quindi certo, se per la terra, chi è a terra o nell'entroterra, sgarra la previsione dell'arrivo della pioggia di un'ora, se il vento invece di essere a 40 nodi è a 35, poco importa. Certo. Ma in mare no, perché a volte ci sono dei bambini sulle barche, ci sono delle persone inesperte che dicono vogliamo andare in Corsica, e se noi diciamo che il tempo è buono, arrivano a metà percorso, li sorprende una burrasca o certo, una mareggiata, e allora questo è un errore grave. Però se sbagliamo, se piove o meno del pomeriggio invece del mattino, è di questo, scusate, ma cercate di avere pazienza, perché è una continua sfida ed è una previsione, cioè vedere prima, ed è facile sbagliare. Indubbiamente. Esistono però dei modelli matematici, un qualcosa su cui ci si basa, cioè insomma non è più come una volta, come dire, che no, si alzava il dito per aria, no, si guardava le nuvole, ma sì, pioverà fra un'ora. Tutte le cartine. Non funziona così. No, tutte le cartine che si vedono, che ve l'ho detto, quelle che noi usiamo, arrivano fino a 144 ore, 6 giorni, e sono il perfezionamento di computer di notevoli dimensioni, che fanno miliardi di calcoli in poco tempo, e da questa tecnologia vengono fuori svariati modelli, perché c'è il computer, quello inglese, di Bracknell, di Reading, che ci sono anche degli italiani a lavorare, poi c'è quello del Global Forecast Service, il GFS americano. Però noi abbiamo un ago della bilancia, perché io guardo questi 4, 5, 6 modelli, però quello che mi fa propendere per una previsione mia, quello che appare poi da tutti i nostri, dove esce la nostra previsione, certo, è il modello di Meteo France, che si chiama l'ultimo Arume, ed è un modello veramente perfetto per quanto riguarda il vento, il mare, che a noi serve, e la quantità di precipitazione, perché arriva fino a una maglia minima di 1,5 km, prevedere 1,5 km qua, 1,5 km là, prevedere veramente la pioggia dove potrà cadere. E qui in Liguria, purtroppo con le alluvioni genovesi, certo, e del Savonese e dello Spezzino delle Cinque Terre, questo modello è veramente efficace. Quello che io vi definisco, scusate se mi ripeto, il mio ago della bilancia. Eh beh, certo, questo è importante, soprattutto per poter avere, appunto, come dicevamo prima, delle previsioni che siano localizzate, che siano specifiche per questo territorio, che poi, a mio avviso, è proprio la forza di Porto Sole e di Pennellatore. Poi si può sgarare nella previsione di qualche chilometro, ci mancherebbe altro. Eh beh, ma insomma, io penso che nessuno sia infallibile, anche perché poi alla fine è il tempo che ci mette la sua, è il vento che può girare all'improvviso, tanti fattori, immagino. Con l'Associazione Ligure di Meteorologia, il Centro Meteo Ligure, di tutti gli appassionati volontari cui io partecipo, sono del direttivo, e siamo arrivati a proprio fare delle previsioni proprio mirate quando c'è stato l'ultimo, purtroppo, periodo di alluvione a Genova, l'ottobre e novembre scorso. Abbiamo fatto in questi contesti non bisognerebbe dire delle belle figure, però i nostri bollettini sono stati molto apprezzati, e anche adesso la Protezione Civile ci sta venendo dietro abbastanza. E questo è importante, perché insomma senza togliere agli organi ufficiali l'ARPA, lei ci mancherebbe altro. No, ma
Io penso che in queste cose, Achille, non bisogna cercare un primo della classe, bisogna cercare tutti di lavorare per evitare delle tragedie, perché purtroppo sottovalutare una situazione oggi come oggi può significare non rovinarsi la scampagnata domenicale, che pazienza, ma può significare anche contare delle vittime. Quindi qui bisogna lavorare tutti per un unico scopo, che deve essere quello di fornire un servizio alla collettività. Poi se arriva dall'ARPA, se arriva dall'Osservatorio Meteo d'Imperia, da Porto Sole, non ha importanza, l'importante poco importa. A volte facciamo dei consulti, purtroppo l'ultimo l'avevo fatto con quel membro dell'ARPA, che saluto con un mio pensiero particolare, Stefano Gallino, che purtroppo è mancato qualche giorno fa. Non so, abbiamo appreso, purtroppo è dato anche noi la notizia con grande dispiacere. In buoni rapporti, veramente si è perso un personaggio della meteorologia ligure di notevole portata. E lo ricordiamo sicuramente, volentieri ci uniamo a questo tuo ricordo senza dubbio, perché avevamo anche avuto la fortuna di conoscerlo, di incontrarlo, di intervistarlo, è un'ottima persona e molto molto preparata. Torniamo al meteo, estate torrida, caldo come non si era mai visto, bollettini di preoccupazione, disagio per il caldo, emergenza, mai stato un caldo così, ma è vero, perché è un po' quello che diciamo poi quando c'è la pioggia, mai stata tanta pioggia così? Sì, ma io vorrei capire invece questa estate in corso è definibile veramente come una delle più torride? È vero che stiamo andando verso un clima tropicale che ci porta a temperature di 40 gradi che non avremmo mai sognato, o è un qualcosa che più o meno sta... C'è questo timore, sì, perché dall'anticiclone dei 100 giorni che capitò in queste nostre zone alla fine degli anni 80, la circolazione dell'atmosfera si è un po' modificata. Nel senso che prima avevamo più a che fare con l'anticiclone delle Azzorre, negli anni 60-70, e l'anticiclone delle Azzorre erano di quegli anticicloni un po' misurati, sia come umidità e anche come temperature. Ogni tanto si ritirava, permetteva il passaggio di un temporale dalla Francia, di quelli che diciamo, arrivo di quelli dalla Francia, quelli che mi appassionavano, e poi si ricostituiva l'anticiclone e l'estate andava avanti, misurata. Ora invece da quell'epoca lì, che vi ho detto prima, fine anni 80, primi anni 90, si intrufola ogni tanto e con maggiore frequenza l'anticiclone nordafricano, che proviene da sud-ovest. A volte ha delle sinergie, si mischia come un ibrido a quello delle Azzorre, però mostra sempre le sue caratteristiche di temperature estreme per la Liguria. E quest'anno, lo scorso 7 luglio, abbiamo registrato in Liguria temperature che hanno superato quelle della grande estate del 2003, che tutti ricorderemo, perché era iniziata, mi pare, ai primi di maggio, fine aprile, ed era durata fino a settembre. Estate veramente torrida, ma anche in certi momenti afosa, nel senso che c'era umidità, perché torrido vuol dire caldo secco, certo. Opprimente, afoso e caldo umido. Però giusto, sono sempre caldo. Giusto specificare quindi, anche questo. E quindi, ma invece quest'estate è stata una prevalenza di estate afosa, opprimente, con umidità elevatissima, a volte anche il 90-95% di notte in certi momenti. Che è peggio quindi il caldo afoso rispetto a quello torrido. A quello torrido si possono avere 40 gradi, però il 20% di umidità, non dico che si stia bene, ma si respira. Certo. Invece con soli 30 gradi e l'80-90% di umidità, di caldo opprimente afoso, si sta davvero male. Infatti il 7 di agosto, qualche giorno fa... Quando c'è l'umido che si appiccica addosso, sì, no? A Porto Sole abbiamo registrato una temperatura massima di 33,6 gradi, 34. In quel momento, fortunatamente, l'umidità era al 46%. Però l'indice di calore, quelli che molti chiamano la temperatura percepita, sì, era di 41,7. Quindi fate un po' voi. E invece di notte, anche in questo caso, a volte la temperatura non scende sotto i 25-26 gradi e magari con l'80-90% di umidità anche di notte si percepiscono 32-33 gradi. Ed è veramente un problema. E sentivo questa mattina il Gazzettino della Liguria, della RAI Regione, che diceva che negli ultimi giorni sono mancate 7 persone sulle spiagge. A volte vanno a vedere quanti ragazzini muoiono per le strade per un incidente, 2, 3,
e sono tanti, ci mancherebbe. Certo, ma certo. Però bisogna guardare un po' anche questi queste sette persone anziane che sono morte sulle spiagge. Perché cosa? Ovviamente per un colpo di calore. Qualcuno magari per congestione, perché mangiano e poi si buttano subito in acqua, ma la maggior parte purtroppo per il caldo afoso opprimente. Perché appunto questa afa, questo umido che si appiccica addosso non lascia trasudare la pelle e quindi il nostro organismo non riesce, come dire, a far fronte alla temperatura con sudore nel modo giusto e accadono queste cose. Sì, noi ci continuiamo a dire avviso giallo, avviso arancione, avviso rosso di vigilanza meteo, però ci sono sempre quelli sulle spiagge che purtroppo non danno ascolto e anche perché magari si parte, si viene per la vacanza dal Piemonte, non si è abituati al sole e al mare e quindi si commettono a volte degli errori molto molto gravi che si possono anche pagare con la vita, sì. Soprattutto certe categorie più a rischio, bambini, anziani, persone affette da determinate patologie devono stare molto molto più attenti di altri. Quindi invito veramente a difendervi dal caldo con ogni sistema, ventilatori, condizionatori, facendo anche uso a volte dell'antico ventaglio, se proprio non si ha niente. Cioè, però non state a respirare così quest'aria ferma, calda, perché poi porta veramente... E fare attenzione al condizionatore, però, perché magari stiamo a 18 gradi, quasi in ghiacciaia, poi usciamo fuori, boom, una botta che mi sembra di morire sulla soglia. Sono esagerazioni che a volte su certi vagoni degli Intercity, sul vagone vicino c'è una temperatura normale, 25-26 gradi, si sa bene. Poi guarda, il capotreno ci dice, no, il suo posto non è questo vagone, è nell'altro, si va nell'altro, ci sono 18-19 gradi. Ecco, veramente i condizionatori devono essere un po' tarati su una temperatura ideale per l'optimum per la gente. Sicuramente consigli molto molto importanti, per i quali ringraziamo Achille Pennellatore e lo lasciamo tornare alla sua attività almeno ancora per 2 anni, ok? Achille, va bene? Grazie Andrea e grazie a tutti gli amici di Imperia TV e soprattutto vi ringrazio per l'ospitalità. Grazie a te per le previsioni molto importanti per la vita di tutti noi, non soltanto, come dico io, per le passeggiate domenicali. Grazie ancora a Achille Pennellatore, grazie al pubblico, arrivederci.